ANSA Voice. L'incontro tra innovazione e tradizione può davvero salvare l'artigianato. A parlare è Amleto Picerno Ceraso, co-founder di MidArch, società attiva nel design e nell'architettura da cui ha preso vita il CAD, Centro di Artigianato Digitale di Cava dei Tirreni a Salerno, che Amleto gestisce col fratello Giampiero e Francesca Luciano. Un ex mercato del pesce trasformato coi fondi europei in un luogo al confine tra tradizione e innovazione, dove l'artigianato 4.0 diventa realtà grazie alla passione e alle competenze di un gruppo di professionisti e dove ogni idea può formarsi, crescere e passare dalle mani sapienti di qualsiasi artigiano alle macchine e trovare così la sua concreta realizzazione. Si tratta di una galleria di 600 metri quadrati situata in pieno centro cittadino, con 12 botteghe arredate per essere utilizzate, oltre che come spazio di lavoro, anche per l'esposizione, la vendita e la sperimentazione. C'è l'architetto designer che fa arredi di tendenza, il falegname, la maestra vetraia, l'orafo che realizza gioielli, il ceramista che dà forma ai suoi vasi ed altri oggetti. Il tutto tramite macchinari altamente tecnologici, come le stampanti in 3D, i bracci robotici che danno sostanza alle creazioni, anche in forma di prototipi da sviluppare. E dal CAD partono prodotti del Made in Italy esposti al Salone del Mobile di Milano o da altre fiere nazionali e internazionali. Amleto ha fatto il percorso inverso rispetto a tanti cervelli in fuga, laureatosi in architettura dopo essersi formato tra il MIT di Boston e l'Istituto di Architettura Avanzata della Catalogna di Barcellona, ha deciso di portare in Italia e nella sua Cava dei Tirreni ciò che aveva appreso sulle opportunità offerte dalla tecnologia messa al servizio della creatività, della manualità e dell'artigianato. E già nel 2007 la MidArch ha organizzato il primo corso per stampanti 3D. Nel 2012 ha creato il primo laboratorio di fabbricazione digitale e ancora oggi certificato dal Massachusetts Institute of Technology, realizzando da solo i prototipi di stampanti tridimensionali. Determinante poi è stato il lavoro dell'assessore della regione Campania alla innovazione, startup e internalizzazione, Valeria Fascione, che ha creduto fortemente nel progetto del CAD attivo dal 2019. Il CAD, il Centro per l'Artigianato Digitale di Cava dei Tirreni, credo sia un fiore all'occhiello del nostro ecosistema della ricerca e innovazione, ma anche un benchmark unico nel suo genere a livello nazionale ed internazionale. È un centro dedicato esclusivamente all'artigianato 4.0, dove il Made in Italy e le nuove tecnologie si incontrano con metodologie del tutto innovative. Credo sia anche un bel esempio di come si possano investire bene, spendere bene i fondi comunitari per la realizzazione del centro, in particolare per la ristrutturazione degli spazi. Un ex mercato del pesce proprio nel cuore di Cava dei Tirreni, sono stati investiti circa 800.000 euro che sono stati utilizzati anche per l'acquisto di macchinari innovativi. La nostra mission è accompagnare la crescita di persone e aziende creando esperienze di innovazione, di condivisione e di networking. Sottolinea Amleto Picerno Ceraso. E il suo esempio è già stato raccolto da 50 startup che hanno scelto il CAD come acceleratore e come una sorta di palestra in cui allenarsi al futuro del lavoro. Il lavoro artigiano non consiste nel custodire acriticamente il passato, ma nel rinnovarsi nel tempo e accettare la sfida della tecnologia. Al CAD però stiamo perseguendo un intento più ambizioso, che è quello di coniugare grande qualità e capacità manifatturiera artigianale con conoscenza delle tecnologie e processi di produzione innovativi. Questo obiettivo è alla base del processo per sostenere le tipiche realtà che hanno poi dato il via al fenomeno del Made in Italy tanto apprezzato nel mondo.